Gesù Bambino. Questa settimana, per vari servizi, ho dovuto attraversare la città in lungo e largo e stranamente nei vari giri passavo sempre nei pressi della zona della casa circondariale, il cosiddetto carcere. Passo di passo il pensiero inevitabilmente si è rivolto a chi vi abita dentro, i detenuti. Non nego la tristezza che mi è salita nel cuore, ma per scrostare il falso perbenismo non posso nemmeno negare di aver pensato: se sono lì un motivo c'è, ed è giusto che chi sbagli paghi. Il tema della giustizia è un campo minato, perché in qualsiasi direzione ci si muova, c'è una o più sensibilità che saltano per aria. Davanti al male e alle svariate atroci azioni che l'uomo può compiere, i discorsi e i concetti diventano austeri. Chiaramente, in primis, c'è piena solidarietà a chi, a causa del male ricevuto, vive un dolore straziante, personale o collettivo. Bisogna considerare, però, che il male nuoce sì la vittima, ma anche il carnefice. La giustizia, per essere tale, si deve avvalere della verità. La verità è che non si può e non si deve rendere male per male. Il rischio è, ed è sotto gli occhi di tutti, di continuare ad alimentare il circolo vizioso dell'autodistruzione. Lo so, ai più sembrerebbe una follia, ma tu, caro Gesù Bambino, ci sei venuto a svelare l'amore con la A maiuscola. Un amore così forte da essere capace di amare anche i nemici. Caro Gesù, aiutaci a rimuovere dalla nostra vita l'ideologia del nemico e tutte le sue estrose varianti. La giustizia non lede mai la dignità dell'uomo e ogni atto della stessa, per sua natura, recupera e non elimina. Vieni, Gesù, abbiamo bisogno del tuo Vangelo, l'unico antidoto contro il veleno della falsa giustizia. Con affetto, Francesco.